Andò Giuliano migliore in campo per primonumero.it per il Termoli. Quanto era importante vincere oggi? Ma sicuramente era una partita molto difficile. Siamo stati bravi a vincerla, non era facile, non era semplice e siamo contenti. Ah, poi volevo dedicare questa vittoria a Antonio Bimbo che purtroppo si è fatto male e dovrà stare fermo per un mese. La prestazione invece come la giudichi? Il pubblico si è un po' lamentato. Ma è normale che il pubblico spera di vederci sempre al 101%. Oggi non era una partita facile, anzi queste sono le partite più difficili, che si mettono tutti là dietro, ti aspettano, ti vogliono ripartire e non è semplice. Però l'importante è che siano arrivati questi tre punti e ci ricordiamo veramente, perché siamo una squadra che veramente c'ha gli attributi sotto, perché queste partite se non c'hai gli attributi non le vinci. Oggi avete sofferto molto poco, come vi trovate con la difesa a tre? Ma il mister ci sta provando a tre, ma pure alla fine siamo messi a quattro. Siamo un gruppo molto, molto compatto, molto unito, chi gioca gioca fa bene, quindi noi prendiamo spiegazioni dal mister, come ci vuole far giocare, noi giochiamo e speriamo di rendere sempre al massimo. Cosa manca secondo te al Termoli per decollare? Ma per me niente, siamo, come ti ho ripetuto prima, siamo un gruppo di 21 persone, molto unito, molto compatto, siamo una buona squadra, ci possiamo togliere, come ho ripetuto, ci possiamo togliere parecchie soddisfazioni e possiamo dire la nostra. Adesso arriva il Marino, qual è l'obiettivo? Ma domenica arriva a Città di Marino, una partita ancora più difficile di quella di oggi. Noi ce la metteremo tutta per portare a casa questi tre punti e spero di giocare come oggi e vincere, perché alla fine contano i tre punti, non contano il risultato, è bel gioco.